Buongiorno a tutti. Roberto, sì. Tu hai da proporci il tuo aperitivo sì. Oggi. Allora, oggi prima del piatto partiamo, perché chiaramente prima di un buon pranzo o di una buona cena bisogna partire con un buon aperitivo. Questa è la nostra maison, il Cassù, che da oltre 50 anni facciamo e fortunatamente sempre riscuote successi. Ecco, io adesso vorrei proporti di assaggiarlo proprio in diretta per i nostri telespettatori. Bar Enoteca Rossi dal 1935. Buonissimo, come sempre. Renato, vuoi assaggiarlo anche tu? Ma dai, ho già assaggiato prima. Ti invidio, ma però basta, dai. Questo dice, è sempre il cocktail più... Non me lo questo far passare davanti al naso, scusa. La faccio apposta, così poi di tentazione. Questo è sempre, fortunatamente, il cocktail più gettonato, diciamo, della nostra azienda, ecco. Dico la verità, ripeto, tutt'oggi riscuote grandi successi. Abbiamo clienti che vengono apposta, diciamo, dal milanese, dal torinese, che cosa, per bere, e tutti ci cercano il Cassù. Abbiamo anche il ricambio generazionale, prima magari venivano i nonni con i figli, adesso addirittura anche i nipoti. Fortunatamente... Continua a riscuotere un grande fortunatamente successo. Fortunatamente sì. E dopo l'aperitivo, che cosa mangiamo? Mangiamo un filetto di gallinella tipo la Ligure, non proprio la Ligure, ma tipo Ligure. Tipo, cioè sì. Ovviamente tu hai rivisitato sì. Il piatto. Certo, certo. Allora, mettiamo allora, un po' d'olio. Facciamo un po' d'olio da tutte le parti. Qui mettiamo dei carciofi, perché noi sì. In Liguria abbiamo dei carciofi. Ma quindi sono carciofi che tu hai già pronti, come sono? Sì, certo, l'avevo già fatti scottare, perché altrimenti non... Quindi li hai tagliati scottati, poi aggiungi dei pomodorini. Dei pomodorini, così tanto come... E li fai saltare. Certo. Mentre invece di là, nell'altra padella, che ho messo un goccio d'olio, ce l'ho messo, non è? Sì, ce l'hai messo. Ce l'ho messo, Metti la gallinella. Metto questa gallinella così, Che si dice in filetti, sono filetti? Sì. Sfilettata, privata delle... private delle lische di tutto, però praticamente la pelle l'ho lasciata, perché la pelle è la parte più, diciamo, più consistente, che ti dà sapidità al piatto. Ecco. Ecco. Aggiungiamo un po' di olivetta gialla. Beh sì, voglio vedere. E dai, vogliono essere, vedi che bello qua. Siamo così. Adesso qui aggiungiamo appena ancora d'olio, perché non è tanto questo olio qua. Quindi aggiungiamo ancora un po'. Appena. Mettiamo un po' del mio sale, caspita. Un po' del sale di Renato. E lo mettiamo anche di là. Tu hai capito cosa serve sto sale? L'afrodisia cosa può essere qua in più. Se lo dice lei, lei. Lo dico io. Se lo dice lei, Cercavo un po' di pepe. Un po' di pepe. Se mi dai un po' di prezzemolo, per favore. E del prezzemolo tritato. Sì, appena di prezzemolo. Perfetto. Ed è un po' di quell'aglio, di quel permadone, di quella... Aglio. Ecco, aggiungi anche sì. L'aglio? Sì, poco. Guarda quanto ce ne metto. Poco così, giusto per insaporire. E ci metto... Che differenza c'è esattamente da quando si mette l'aglio come già nel soffritto ad aggiungerlo dopo? Beh, se lo metti nel soffritto è facile che si... Praticamente che bruci, ma però mettendolo dopo, sì. Sai cosa c'ha? Che le fragranze rimangono più forti, più decise. Ecco. Poi mettiamo un goccio di vino, perché stavolta il vino ci vuole. Un po' di vermentino. Per dare appena di... Non è che deve dare tanto, ma deve dare quell'attimo di acidità, no? Sì. Adesso giriamo questi. Tanto controllo la gallinella. Sì, questa è già bella pronta, guarda che bella che è. Guarda che bella che è. Guarda che bella. Profumo splendido. Adesso poi questa la aggiungiamo a questo qua. Scusami, io ti passo sempre davanti. Tu vai tranquillo. Non mi sparare. Devi lavorare, devi cucinare. Non mi sparare. Tanto io. Mi dai un po' di farina, sincera? Sì, passo. Altrimenti mi dai un po' di quel pane grattugiato che ho io, che ce l'ho qua. Non c'è bisogno. Eccolo qua. Eccolo qua. Grazie. Basta un po' di questo. Il figato che abbineremo, giusto Roberto? Sì, esatto. Eccolo esatto. Qua. Come mai hai scelto proprio il figato? Ecco anche con questa gallinella abbiamo preferito mettere il figato, essendo più adatto, ecco, diciamo come cosa, anche se l'abbinamento con il carciofo è sempre una cosa un po' difficile. Ecco. Bravo, il carciofo bravo. È una cosa sempre per un quale po' difficile. Motivo? Per questo gusto intenso che ha il carciofo, che cosa è sempre un po' difficile da abbinare, però abbiamo preferito, diciamo, carciofo di Albenga, diciamo l'abbinamento sul territorio, sì. Che difficilmente si sbaglia, ecco, quindi abbiamo voluto mettere decisamente, volutamente questo figato del Cascino.
per rimanere in territorio comunque sempre ligure. Sì, esatto, diciamo che essendo questo qui chiaramente un piatto tipicamente ligure, ecco, marinaro, ecco, certo, che cosa, abbiamo voluto proprio mettere questo pigato in modo e maniera, diciamo, da poi me la metto sopra la pentola, me la metto sopra le palle. No. Scusate. Ci possiamo perdere d'occhio un attimo. Guarda che bello. Non sapevo dove mettermela, scusate, ma... Ah, è bellissimo, ha un profumo splendido. Poi, ecco, vorrei far notare i colori anche dei piatti, voglio dire. Sì, che sono che meravigliosi. Sono veramente belli, ecco, proprio belli. Siete creato tutto il sughino sotto. Sì. Lo fai passare ancora sì, un po'. Sì, è insaporito bene, certo, certo. Perché adesso si deve insaporire qui, Sì, comunque la gallinella ha cotto solamente in un filo d'olio. È bello, è bello. Puoi farla cuocere anche insieme, però è bello che... Perché magari cuota insieme qua e dà un po' di sughi e poi ti... No, sì. No. Invece là blocchi tutto, no? Vedi che bello. Eccola qua. E la impiattiamo. Adesso la impiattiamo, è bellissima. Eccola qua, una. Tre. Basterebbero due, che, ne? Però stavolta noi ne mettiamo tre. Sì, ne mettiamo uno. Ormai abbiamo cominciato con tre, andiamo avanti con tre. Mi raccomando, quando avrai dei figli, tre. Oddio. Già uno mi sembra abbastanza, se lo fa. Che cavolo! Chi può dirlo? Chi può dirlo? Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che gli anni sono quelli che ti... Sei ancora così giovane, Renato. Sono quelli che ti fregano dentro gli anni, dai. Sai cosa fanno gli anni? Ti fregano dentro e ti lasciano soltanto dei ricordi. Che frase però triste. Come che frase triste? È la verità. So. Purtroppo. Il tempo passa e se ne va. No, non è vero. Guarda, adesso metti tu il sughino sopra. Guarda. Che spettacolo. È meraviglioso. Che bello, meraviglioso. Veramente. Appena appena di prezzemolo, così tanto di prezzemolo fresco sopra. Tanto come niente. Sei proprio da... Ecco. E questo è il tocco dell'artista? Un goccio di quest'olio. Stai usando l'olio DOP? Sì. Gianni quando fa quest'olio qua, viva Gianni, viva Gianni. Prego. Il piatto è fatto. Quindi l'abbinamento con il vino l'abbiamo già fatto, abbiamo detto che utilizziamo un pigato e noi adesso lo assaggeremo e a voi diciamo buon appetito. Buon appetito anche a voi, a tutti.